Siamo nel quartier generale milanese di Unicredit per fare il punto sull'erogato mutui e sull'andamento delle compravendite immobiliari. Ascoltiamo gli operatori. Con Luca Dondi di Nomisma, hai giustificato l'ottimismo che si respira ultimamente sul fronte del mercato residenziale, anzitutto sul fronte prezzi. Cosa sta accadendo? Allora, l'ottimismo è giustificato nel senso che c'è un miglioramento di contesto che indubbiamente incide sulle principali variabili del mercato. Abbiamo segnali di effettivo aumento delle compravendite e questo è un elemento indubbiamente positivo. Dal punto di vista dei prezzi prosegue il calo, non è una novità, era nelle previsioni, abbiamo una riduzione dei tassi di flessione, ma siamo pur sempre all'interno di una spirale recessiva che durerà quest'anno e parte del prossimo, quindi non ci sono segnali di novità rispetto al recente passato, un miglioramento, ma un miglioramento molto graduale. Facciamo anche il punto sul discorso delle surroghe in ambito finanziamento casa, quanto pesano e i nuovi mutui, quindi per compravendite nuove, stanno ripartendo? Surroghe e sostituzioni pesano tanto, erano il 5-6% due anni fa e sono oggi il 30-35%, quindi è evidente che gran parte dell'aumento delle erogazioni è ascrivibile alla componente surroghe e sostituzione, quindi è una partita di giro che non va a alimentare il mercato. Bisogna dare di questi fenomeni una rappresentazione corretta, perché se no non si trova corrispondenza tra l'andamento delle erogazioni e l'effettivo andamento delle compravendite. Ci sono gruppi che hanno ripreso ad erogare con più convinzione rispetto al passato, ma gran parte dell'aumento delle erogazioni è oggi riconducibile a una diversa incidenza della componente di surroga e sostituzione rispetto al passato. Siamo quasi a metà dell'anno, possiamo già dare una cifra di previsione sul volume di compravendite con cui si potrà concludere quest'anno? Ma noi riteniamo che ci si attesterà nell'ordine delle 450-460.000 compravendite, quindi miglioramento rispetto all'anno scorso, ma ancora abbondantemente sotto rispetto non tanto ai livelli del 2006 che sono irraggiungibili, ma anche ai livelli del 2010-2011, quindi alle 600.000 compravendite. Siamo alle prese con un mercato che esce da una crisi durissima e uscirà con grande gradualità e senza balzi in avanti significativi.